Artexpo Summer Rome è il nome di questo evento internazionale, non certo soltanto perché noi abbiamo scelto questo nome in inglese. È una mostra internazionale perché noi abbiamo 72 artisti di 18 paesi diversi, dopo leggerò. Allora, per la prima volta abbiamo organizzato, a parte diciamo, questa collettiva, grande collettiva, qui al piano terra, nel primo piano, ci sono due personali, di due artisti, Dimitru Kalina, un artista ucraina residente in Italia, e noi la conoscevamo come ritrattista, invece abbiamo visto che è anche una brava pittrice e anche con una grafica di arte digitale molto, molto in gamba. E Tony Priolo è un artista affermato, che purtroppo è scomparso nel 2010, presentato dal figlio Ferdinando. È un artista a tutti gli effetti ancora, perché non è uno smette di essere un artista perché non c'è più. Secondo me la nostra arte ci sopravvive, l'arte è eterna. E anche vorrei che faceste un applauso a Ferdinando. Questo di portare appunto avanti le opere del padre. Dall'altro è veramente molto bravo e vi invito di andare a vedere le sue opere e quelle di Alina al primo piano per chi ancora non l'ha fatto. Subito dopo la musica si riaccenderanno le luci ovviamente. Salve, buonasera, sono Ferdinando Priolo, sono con mamma e mia sorella, stiamo presentando alcune cose di papà che ci ha lasciato nel 2010. Papà nel 1925 in Calabria assisteva alla scuola d'arte e lui ha iniziato a disegnare quando aveva pochissimi anni, lui diceva intorno ai 10, 11, 12 anni. Quindi dagli anni 30-35 fino al 2010 lui ha lasciato una mole di lavoro enorme. Qui oggi noi abbiamo portato una parte infinitesimale di quello che abbiamo, di quello che papà ci ha lasciato. La cosa più importante, una delle cose più curiose e che vi voglio far vedere sono delle due rare opere doppie che forse oggi per la prima volta sono esposte. Sono opere doppie perché papà ha dipinto il qua e dietro. Ha fatto una cosa a suo modo interessante. E oggi qui con l'amico Angelo le stiamo facendo vedere per la prima volta in pubblico. L'altro anno siamo stati sia all'Expo di Milano che alla Fiera di Reggio Emilia, ma queste non erano presenti. Questo è un frontale e questo è il retro. Papà nel corso degli anni ha dipinto tantissimi soggetti, i più disparati.
Oggi noi qui abbiamo portato sia opere che ricordano gli anni giovanili, per esempio abbiamo soggetti di tipo campestre, di tipo contadini, donne con cesto. Comunque soggetti che ci sono, c'è la natura e c'è la persona umana. Abbiamo anche delle opere che, diciamo religiose, qua sotto c'è una resurrezione e in fondo c'è un Cristo e una crocifissione. In fondo c'è quella della crocifissione e giù c'è un Cristo. Papà nel corso degli anni ha avuto modo di dipingere molti soggetti, chiamiamoli musicali. Noi in famiglia suonavamo molto la chitarra, quindi papà ha avuto molto a cuore il soggetto chitarra. E noi abbiamo qui un chitarrista. E ne abbiamo anche un altro nell'altro pannello esposto. Qui, nell'altro pannello in fondo, c'è un altro soggetto con chitarra giù in fondo. E comunque l'opera che noi abbiamo è molto molto vasta, come si può ben vedere anche i soggetti diciamo che ricordano la vita campestre, la donna che va a ruscello, la donna col cesto, l'odalisca, un'altra donna con cesto, cesto di fiori, il ragazzo col bastone, i contadini che tornano sul carro. Ci sono molte opere che ricordano il posto dove papà è nato, la Calabria degli anni 30.